a servicio de la misión de anuncio e encarnación del Evangelio de Jesús que la Chiesa oggi è chiamata a vivere. E questo chiede umiltà, apertura, sinergia, capacità di rischio. Dobbiamo usare tutto questo, umiltà e capacità di rischio insieme. Apertura e sinergia. Le urgenze spesso drammatiche che ci interpellano da ogni parte non possono lasciarci tranquilli, ma ci chiedono il massimo, confidando sempre nella grazia di Dio. Nel cambiamento di epoca che stiamo vivendo, non è un'epoca di cambio, no, è un cambiamento di epoca. Occorre impegnarsi non solo per l'incontro tra le persone, le culture e i popoli e per un'alleanza tra le civiltà, ma per vincere tutti insieme la sfida epocale di costruire una cultura condivisa dell'incontro e una civiltà globale dell'alleanza. Cultura dell'incontro, civiltà dell'alleanza. Questa è la sfida. Come un arcobaleno di colori in cui si dispiega a ventaglio la luce bianca dell'amore di Dio. E per far questo occorrono uomini e donne, giovani, famiglie, persone di tutte le vocazioni e professioni capaci di tracciare strade nuove da percorrere insieme. Il Vangelo sempre nuovo, sempre. In questo tempo pasquale la Chiesa tante volte ci ha detto che la resurrezione di Gesù ci porta giovinezza e ci fa chiedere questa rinnovata giovinezza, sempre andare avanti con creatività. La sfida è quella della fedeltà creativa, essere fedeli all'ispirazione originaria e insieme essere aperti al soffio dello Spirito Santo e intraprendere con coraggio le vie nuove che Lui suggerisce.